Buongiorno, anzi no, mi ritengo gli occhiali, perché dobbiamo vedere se ci sono stati interessanti. Allora, il pazzo. Oh, ce n'è parecchi oggi. Che belle quelle amicizie in cui nessuno si offende se non ti fai sentire per 10 anni. Non hai neanche 30 anni, sei nel pieno della vita. E fai vedere tutti i dolori, mal di testa, mal di schiena, mal di collo, mal di testa. Vabbè. Il barista vede la bolletta ed aumenta il caffè. Il pizzaiolo vede la bolletta ed aumenta la margherita. L'operaio vede la bolletta e lo piglia in gule. Dall'Enel, dal barista e dal pizzaiolo. Allora, in questo momento, come hai sentito, è arrivato il primo squillo, ecco il secondo. In diretta proprio. Va bene. Allora, la vita a volte diventa dura e faticosa perché ci accorgiamo che chi era amico e vicino si è fatto nemico e gramo. Forse anche imperdonabile, ma proprio in queste ore buie cerchiamo di non diventare cinici o sfiduciati e non lasciamoci rubare la pace, la bellezza e la libertà. Siate soprattutto uomini fino in fondo, anzi fino in cima, perché essere uomini fino in cima significa essere santi. La ciccia, c'è sempre un po' di verità in ogni, stavo scherzando, un po' di conoscenza dietro ogni, non lo so, un po' di dolore dietro ogni, va bene. Ho il culto delle gioie semplici, esse sono l'ultimo rifugio di uno spirito complesso. Le parole importanti vanno consegnate di persona. Vediamo se c'è qualche altra cosa. Vediamo questo. Buoni propositi. 1. Circondarsi solo di cristiane portatrici di priscio. Ah, di priscio. Che mo' dire positivi pare brutto. Mantenersi poco poco a mangiare, che pure il fegato è peccato. Mandare più spesso le persone a schiacciare i ricci col culo senza far veleno. Realizzare i sogni e non tenerli nel tiretto, che se no poi fanno la balucina. Usare meno mo vediamo e quagliare di più. Non rimandare a mo chi è i buoni propositi scritti fino a mo. Va bene, va. Me, cuore, questi sono gli stati. Mi è piaciuto che mi siano arrivati due squilli in diretta mentre ero in conversazione con te. È bellissimo. E niente, cuore, cerca di farti quel cecino là, così lo togliamo davanti. Oggi pomeriggio, Giuseppe, lo devo portare al calcetto. E niente, si fermerà qua da me. Penso fino a sabato, domenica prossima, però non ti preoccupare, insomma, ci organizzeremo volanto, vediamo se non possiamo venire tutte e due, almeno io verrò. Capito, cuore? Quindi stai tranquillo. Mo' cerca di mangiare tranquillamente, se non hai già mangiato, riposati tranquillamente e fammi un cazzo di piacere, se è possibile.
Quando viene il fisioterapista, gli chiedi: mi posso alzare in piedi mantenendoti però a lui? Giusto 2 secondi, quando in piedi e seduto. Dai, fammi questo piacere. Beh, ciao, Remi. Un bacio, un cuore e un abbraccio. Forza, Aglio, forza che ce la facciamo, che ne usciamo, forza. Ciao, Remi.